Buongiorno, ben ritrovati. Siamo ancora qui con AssicuraPoint, broker assicurativo che stiamo imparando a conoscere. In questa intervista abbiamo con noi l'amministratore responsabile commerciale Maurizio Dra. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Fabio. Nonché socio, e l'altro socio Francesco Parisi, anche lui con amministratore e scusami, come responsabile commerciale. Vi siete divisi i compiti Buongiorno. sull'attività commerciale, una per la parte, tu Maurizio più per la parte assicurativa, tu Francesco invece più per la parte dei servizi connessi all'attività del broker. Io comincerei con te, Maurizio. Raccontaci un po' quali sono i vostri obiettivi. Francesco Perticone, l'altro socio che abbiamo intervistato prima, ci ha raccontato com'è nata la società, ci ha detto che tu sei entrato successivamente nel 2019 a far parte di questo gruppo per dare un impulso di crescita alla società. E quindi tocca a te raccontarci quali saranno gli obiettivi per quest'anno e quello che, diciamo, quali sono le prospettive di crescita della società. Va bene, allora ti ringrazio innanzitutto. Come ho già introdotto il mio socio Francesco, diciamo, il nostro obiettivo di crescita nasce soprattutto dall'analisi di esigenze dei collaboratori. Quindi, da questo punto di vista, la nostra crescita è dettata soprattutto da quelle che sono interventi a favore degli intermediari che operano con noi. Abbiamo valutato quelle che sono in questo momento, quelle che sono state nel passato, le, tra virgolette, lacune che l'offerta assicurativa sugli intermediari aveva, e in queste lacune abbiamo cercato di inserire i nostri servizi. Un fattore di successo è stato proprio questo, perché ovviamente, insomma, siamo andati a cogliere delle nicchie di mercato dove gli intermediari faticavano a lavorare. Può essere la tariffa RC auto, possono essere dei rami particolari come gli RC professionali, le cauzioni, dei rischi particolari. Quindi, insomma, questo ci ha dato ovviamente quello spunto che ci ha permesso oggi naturalmente di poterci affermare come una delle principali società. Poi è chiaro che non è solo l'offerta di prodotto quella che ci ha differenziato sul mercato, è stata tutta l'attività legata all'aspetto digitale. Come diceva Francesco, siamo stati una delle prime società a innovarsi totalmente nei propri processi. La creazione di rete, quindi da questo punto di vista qua, all'inizio eravamo noi che un po' bussavamo alle porte degli intermediari, adesso invece il flusso comincia ad essere anche al contrario, no? Da questo punto di vista. E poi naturalmente abbiamo già da subito ho creduto nell'attività di marketing. Ci siamo dotati di un ufficio marketing interno che ci ha supportato, e gran parte dei risultati che abbiamo ottenuto abbiamo ottenuto anche grazie al loro apporto, al loro contributo. Cosa ci aspettiamo dal 2024? Ci aspettiamo di continuare a crescere, perché ovviamente, insomma, l'obiettivo è sempre quello. L'obiettivo di crescita è lato sia collaboratori, ma anche lato hub, un percorso che abbiamo già percorso in questo 2023, che ci ha dato degli ottimi risultati. Abbiamo aperto 6 filiali dirette del nostro gruppo, 6 filiali che presidiano il territorio, e la nostra idea è quella ovviamente di potenziarle. L'idea è anche di creare dei servizi, come dire, particolari dedicati ai nostri intermediari, e da qui naturalmente il discorso di assistance che mio socio Francesco gestisce direttamente, e Protecta Life che è un nostro marchio, che insomma è un piccolo spoiler che stiamo facendo perché a breve, insomma, verrà lanciata anche l'attività di marketing su Protecta Life. Ok, e anche altri servizi accessori come il noleggio, no? Sono tra le armi a disposizione per la crescita. Assolutamente sì, quello che noi vogliamo è che chi lavora con noi metta al centro delle proprie esigenze, del proprio ufficio, il cliente. Okay? E attorno abbiamo costruito una catena di valore, di prodotti e di servizi per fare in modo che il cliente veramente sia centrale
all'interno delle agenzie dei nostri collaboratori, in maniera tale che non è solo una questione economica di avere più servizi e più redditività, ma proprio di blindare il cliente all'interno delle agenzie per fidelizzare. Il nostro collaboratore fidelizza il cliente e noi fidelizziamo il collaboratore. Questo è un fattore che riteniamo importante per, non solo per la crescita, ma anche per la stabilità dell'azienda. Grazie Francesco, invece voglio chiedere a te, visto che Maurizio ci ha parlato, dei collaboratori, e dei servizi a loro disposizione, a te invece chiedo al contrario, qual è il collaboratore tipo che vi interessa, incontrare e, cosa oltre, magari approfondendo i servizi che mettete a disposizione del collaboratore? Intanto ti ringrazio e io su questa domanda ti dico, per noi la cosa fondamentale come Assicura Point è la fidelizzazione. Noi siamo alla ricerca di figure determinate, figure competenti che hanno voglia di fare in diversi settori, tra i quali appunto il vita, come diceva poco fa Maurizio. In questi settori noi abbiamo fatto, di questi settori abbiamo fatto una business unit dove appunto all'interno abbiamo settorializzato quello che noi facciamo. E alcuni di questi settori li abbiamo addirittura potenziati con un marchio proprio, come appunto Protect Alive, per quanto riguarda il vita, ma l'abbiamo fatto anche per altri settori, l'abbiamo fatto per quanto riguarda i rami danni, l'abbiamo fatto per quello che riguarda l'assistenza stradale, con la quale siamo cresciuti tanto e ci siamo presi una grossa fetta del mercato. Noi, con i collaboratori cerchiamo di dare una struttura dove all'interno è diversificata ma ben consolidata, nel senso che siamo in tanti e possiamo dare tanto. Esempio che ti faccio, spesso e volentieri settimanalmente noi teniamo dei corsi di formazione online, dove all'interno ci troviamo sempre volentieri noi amministratori a fare formazioni con i collaboratori, a confrontarci con loro. Quindi lavorare con Assicura Point è un segno di crescita professionale importante. Il tuo collaboratore tipo, secondo te, è quello che sposa il progetto appieno e mette anche fuori il brand, o è anche il collaboratore che oltre ai suoi servizi vuole mettere a disposizione anche i vostri? Ti ripeto, per quanto riguarda questo, noi cerchiamo la fidelizzazione. Noi abbiamo due tipi di rapporto. All'interno della nostra struttura, delle nostre sedi, abbiamo sia il collaboratore tipo, che è quello sulla quale puntiamo noi, il collaboratore che si veste Assicura Point a 360 gradi, che è quello che in realtà cerchiamo. Però progressivamente anche chi non sposa la causa al 100%, che magari inizialmente entra nella struttura Assicura Point, proviamo e cerchiamo e spesso riusciamo a portarlo all'interno della nostra struttura a 360 gradi, come con tutte le cose che possiamo offrire, appunto con tutti i settori che abbiamo, e lo fidelizziamo in modo che rimanga a 360 gradi con noi. Vi siete dati degli obiettivi di crescita di collaboratori per quest'anno? Sì. Guarda, ti dico, noi siamo sempre operativi, cerchiamo di essere più dinamici possibili. Abbiamo i nostri canali social sempre super attivi, dove abbiamo sempre le posizioni aperte che aggiorniamo spesso e volentieri. Oltre ciò abbiamo il nostro sito web www.assicurapoint.it, dove all'interno c'è non solo la possibilità di vedere chi siamo, come siamo strutturati, come operiamo. C'è anche la possibilità di vedere il ventaglio di prodotti che possiamo offrire al collaboratore che ci sceglie. Quindi noi siamo sempre aperti e ben disposti a nuove collaborazioni per chi decide di vestirsi con i colori di Assicura Point e portare avanti i nostri progetti. Bene, allora io vi ringrazio, Grazie anche a voi darò appuntamento a un prossimo incontro, a te. Sicuramente. Volentieri. magari anche per raccontarci che risultati sono stati ottenuti e se quello che abbiamo raccontato oggi effettivamente si è tramutato in realtà. Con molto Grazie piacere. mille. Grazie e a È stato presto. un piacere. Grazie.